Questo è un anemometro, dal greco anemos, che vuol dire aria, vento e anche spirito. Questo è un anemometro in ottone e vetro di manifattura inglese della seconda metà del XIX secolo, alloggiato nella sua scatola originale in mogano. L'anemometro misuratore del flusso d'aria è uno strumento utilizzato per rilevare e misurare la velocità di una massa d'aria. La velocità del vento è calcolata in base al numero di giri compiuti in un tempo determinato da una ruota imperniata munita di palette. Queste palette azionano un contatore. Dal numero di giri per unità di tempo è possibile risalire alla velocità del vento. Il primo tipo di anemometro fu descritto da Leon Battista Alberti nel 1450 e ripreso poi da Leonardo da Vinci. Questo tipo di oggetto può avere un prezzo da 500 a 2000 euro.